Allora, di nuovo insieme Jessica, cosa ci scrivono da casa gli amici, credo tifosi milanisti soprattutto? Esatto, allora i tifosi milanisti ci scrivono ovviamente che il Milan ha meritato lo scudetto, poi Enrico ci scrive, certo ha sterminato le inseguitrici. Ha sterminato le inseguitrici, hai capito Alessio? Altro che... Parole sante, parole sante. Dai, sentiamo qualcun altro, sentiamo qualcun altro. Invece sono di opinione contraria Pasquale e Matteo che ci scrivono assolutamente non l'ha meritato. Allora, mi rifate vedere quella grafica sui campionati di Calciopoli, mi fate rivedere quella grafica, no, perché io volevo capire adesso, a parte lo scudetto l'anno della Juventus in Serie B, io volevo capire ad esempio perché campionati vinti nell'ultima mezz'ora, come è capitato in due occasioni all'Inter, erano meno competitivi del campionato di quest'anno. Ma erano... Cioè, perché la Roma è meno, un avversario meno degno del Napoli, dell'Udinese? Questo io volevo cercare di capire. No, un avversario degno, ma la differenza tra i campionati vinti dall'Inter e quello vinto dal Milan, innanzitutto è che l'Inter si trovava a dover rivaleggiare solo ed esclusivamente contro la Roma, non aveva altri rivali, perché il Milan adesso non era allo stesso livello che ha avuto quest'anno, insomma non ha avuto la stessa squadra di quest'anno, non dimentichiamoci, il Milan l'anno scorso aveva un'altra squadra, non aveva gli stessi giocatori e obiettivamente è già molto che è arrivato terzo. Posso vedere la classifica attuale? Dai, giusto allora, per vedere così. Per vedere, visto che è un campionato con grandi, rivali, vediamo che l'Inter ha 8 punti, sì. Il Napoli ce ne ha 12, l'Udinese di cui si parla come una grandissima rivelazione, però ha 65 punti, 16 punti da questo. No, merito del Milan, demerito di tutti gli avversari. Che è sempre un campionato. Grande campionato, grande Inter, schiaccia Sassi, come abbiamo sempre sentito. No? Dai, va bene, pubblicità, poi torniamo. Campione d'Italia.
Allora, in attesa che Balzani continui a preparare la difesa dello scudetto del Milan, sentiamo che cosa dicono da casa, dai. Allora, Giuseppe ci scrive, il Milan ha vinto tutti gli scontri diretti, quindi miglior difesa del campionato, più meritato di così. Hai visto, mentre eh? Ancora Luca ci scrive, vedere gli interessi arrampicarsi sugli specchi per cercare di ridimensionare i nostri meriti è impagabile. Questo è per te, Besana, eh? Dai. Mi sembra il contrario. È impagabile, quasi quanto il moonwalk del principe Boateng. Bellissimo, la cosa più bella della cosa più bella è stata dopo vediamo se Tacchinardi è capace. Nicola ci scrive, il Milan per 4 anni hanno detto che lo scudetto non valeva nulla, ieri invece stavano festeggiando come matti, guarda qua, guarda caso quest'anno vale tantissimo. Posso correggere? Dai, correggiamo, quest'anno vediamo. L'obiettivo del Milan era lo scudetto, perché Allegri ha ricevuto un compito, devi vincere quello. Un compito. Sì, ma non è che non è andato avanti gli obiettivi e poi dire l'unica cosa che poteva vincere. Guarda che bello striscione, giusto questo, giusto. L'osservazione del tifoso è perfetta, perché è verissimo che il Milan ha sempre snobbato lo scudetto, l'Italia, il loro habitat naturale, questa è la frase preferita da Gagliani e Ancelotti, allora è il nostro habitat naturale è l'Europa. Adesso si ridimensionano i piani, si dice vogliamo vincere lo scudetto, lo vincono e menano gran vanto. Io per quanto per rispondere direttamente a un altro SMS, io sottoscrivo a piene lettere, il Milan ha strameritato. Ma noi non stiamo discutendo di quello, noi vogliamo sapere se questo è un campionato di alto livello o no. No, perché lì è stato frainteso. Il Milan ha premesso che il Milan ha strameritato questo scudetto, è altrettanto chiaro che il livello della competizione è stato mediocre. Ed è comico che il signor Capello, capovolgendo clamorosamente le situazioni, vada a inficiare le vittorie dell'Inter. Non gliel'ha chiesto nessuno. Per quale ragione è uscito in questa... Per quale ragione? C'è qualcuno che lo spiega, poi vediamo cosa c'è nel futuro. Io sono d'accordo con l'SMS che diceva che gli interisti in pratica si cercano di arrampicare sugli specchi, di difendersi in qualche modo per pararsi il fondoschiena da una stagione a dir poco fallimentare. Anzi, adesso vengono pure a menarcela su con questa Coppa Italia che sembra diventato la Champions League, il triplettino, la Coppa Italia. Dai, il triplettino. L'anno scorso la Coppa Italia la ritenevano una coppetta, solo perché sono in finale sembra che abbiano fatto chissà cosa. Hai la memoria corta, fratello, perché anche qui è stato il signor Ancelotti a dire che la Coppa Italia era, cito testualmente, una iattura. All'Inter hanno sempre rispettato, onorata e vinta. E quando dici che gli interessi dicono, dite, gli interessi si arrampicano sui vetri, non riesco a capire. Se uno dice avete meritato questa vittoria, ma è un successo onestamente in una battaglia piuttosto scarsa, e dovete accettare. Beh, forse tu fratello. Ma sì, dove sì, mi arrampico? Al ragione, massimo siete cugini, dai. Ma dove mi arrampico sugli specchi se dicono ma cosa... gli altri no, i tuoi parenti no. È una cosa normale. Noi non abbiamo cugini. Questo è stato un campionato. Ma io voglio sapere da Tacchinardi se a un giocatore gli interessa qualcosa, di provare a ragionare se il campionato sia stato mediocre o meno, quello che ha vinto, Basta in fondo scudetto. C'è il premio scudetto. No, c'è il premio scudetto. Io comunque sono convinto che anche sull'almanacco Panini la vittoria sia in più un campionato mediocre e che questa squadra ha bisogno di ulteriori rinforzi, perché l'anno prossimo l'Inter si rafforzerà. Lo sanno anche loro. Io spero che la Juve ritorni a competire. Cioè quest'anno il Milan ha giocato senza la Juve, senza la Roma, senza squadre importanti. Ale, ma non è colpa del Milan. No, non si sta dicendo che è colpa del Milan. Oggettivamente ha perso in casa con la Juve, con la Roma. Si rafforzano, però. No, ma attenzione, nessuno sta dicendo che il Milan ha meritato. Il Milan ha strameritato. Ma finta di non capire. Allora, ha giocato da solo. Facciamo così, visto che stiamo parlando del Milan che si deve rinforzare, tra ieri sera, ieri notte e questa mattina, Gagliani ha un po' delineato quello che può essere il mercato futuro del Milan. E c'è qualche sorpresa rispetto a tutto quello di cui abbiamo parlato nell'ultima settimana. Questi sono i giudizi che ha dato Gagliani durante la festa, la notte di festa, Scudetto. Allora, la bocciatura di Kakà che non tornerà per motivi fiscali. Sono 3 anni che non Poi c'è un'apertura a Ganso. Abbiamo detto che il Milan si era raffreddato su Ganso, c'erano i timori per le sue condizioni fisiche e lui ha detto chiaramente che dipende tutto dal via libera al secondo extracomunitario, perché tra l'altro la prima casella è già occupata con Taiwo. Pensa Milan Lab. Poi c'è il no a Cristiano Ronaldo, il no a Dessien. Il no a Cristiano Ronaldo è l'uva che non può arrivare, è la volpe che non arriva all'uva. Per quest'anno, secondo me, quindi l'anno prossimo.
prossimo. L'anno prossimo, allora, Balzani, date la camera a Balzani, sì, che ci dice che è convinto che nel 2013. Io sono convinto che il prossimo anno il Milan proverà a prendere Cristiano. No, proverà a prendere Kakà. Poi col fair play finanziario non gioca neanche Cristiano Ronaldo. Punto. Segnatevi questo nome. Proverà a prendere Cristiano Ronaldo. Allora, dai, finiamo di vedere la grafica dei possibili rinforzi o delle porte che si chiudono. C'è questa apertura, non lo so, correggimi Barzaghi, nel mondo del calciomercato significa ci stiamo facendo qualcosa di Lamela. Allora, chi mi dice se questo, almeno nei nomi per i quali c'è una certa apertura, può essere un mercato di rafforzamento? E ricordiamoci che c'è Taiwo e Mexes anche. No, intanto scusa, la premessa è questa: se già corrono dopo una vittoria di questa portata, corrono immediatamente ai ripari, nel senso che stanno già pensando come rinforzare la squadra, è implicito. Ah, tu dici neanche hanno finito la festa di questa squadra si fidano fino a un certo punto. Ma perché noi pensiamo in grande, aspetta, è quello il fatto, pensiamo in grande, non siamo come voi che ci culliamo sugli allori e poi vi ritrovate a fare figure di questo tipo per un campionato intero. L'anno scorso, sbagliando, non ha proceduto a smantellare parzialmente la squadra e rinforzare questo Milan. È chiaro che per Galliani e soprattutto per il signor presidente, che ama il bel giuoco, evidentemente non è così perfetto. Dopodiché, guardando quella grafica, ma il problema Giancarlo, uno dice non so, attenzione, il problema non è una questione di perfezione, il problema è che Gattuso, Ambrosini, Seedorf e Pirlo sono quattro giocatori sottoposti alla questione rinnovi. No, ma dopo la guardiamo la questione rinnovi. Nel momento in cui due giocatori a centrocampo se ne vanno perché gli scade il contratto, e per una questione anche anagrafica di età comunque, tu è inevitabile che devi andare a sostituire due elementi che se ne vanno, quindi sei costretto ad andare sul mercato. Non hai visto la grafica, non c'è un centrocampista con queste caratteristiche. Chi te lo dice? Non c'è, lì guarda la grafica. Invece ti dico io che il Milan, questi sono i giocatori di cui ha parlato Galliani questa notte, ce ne sono altri. Non c'è un centrocampista, piace molto Olivo, piace anche Montolivo. Se Pirlo parte, un altro regista deve arrivare, o uno con le caratteristiche. Io sto a questi, guarda l'elenco che Alessio ha detto che deve arrivare per Alessio. No, però che arrivi un centrocampista, sì, almeno io vi dico la mia, e la mia è che invece è lungimirante da parte del Milan non fermarsi alla festa, allo scudetto vinto, al di là di tutte le considerazioni, e anche approfittando del fatto che in tanti vanno a scadenza di contratto, cominciare già a ragionare sul futuro. Scusa Giovanni, no, però hai ragione, ma quella voi l'avete fatta voi, questi sono i giocatori di cui ha parlato Galliani. Ho capito, non ma è tutto non il mercato c'è del uno Milan. Di questi, non c'è veramente un solo elemento che possa andare a rinforzare laddove il Milan ha bisogno di rinforzi. Mi sono spiegato, tu dicevi Gattuso, Pirlo, forse Sien, qui non c'è Sien, tra l'altro anche Ganso, c'è stato un incontro, non so se Marco può confermare, c'è stato un incontro tra Maldini, Gandini e l'entourage di Sien a Milano in un noto ristorante qualche settimana fa, confermato, in cui il Milan ha cercato di testare il polso per arrivare a questo giocatore che piace molto perché ha le stesse caratteristiche che cerca Allegri, un giocatore muscolare. Alla Boateng, ecco, alla Van Bommel. Ti do atto, forse l'unico è Sien che può avere questo. Allora, dai, vediamo cosa dicono gli amici da casa. Allora, Francesco ci scrive: bisogna considerare che per due mesi abbiamo giocato senza centrocampo, dove Thiago Silva andava a fare il mediano e si giocava con Merkel e Strasser. Quindi è un po' preoccupato, con questo tifoso del fuori Milan. Fuori senza Pato per tre mesi, con Ibra squalificato per sei giornate. Senza queste cose il campionato finiva a marzo. Certo. Mentre avanti. Andrea scrive: è stata la squadra più costante. Il Milan è stato, e quindi l'ha meritato. Dai, allora, pubblicità e poi ripartiamo dal mercato del Milan.